Ciao a tutti amici e amiche delle Monster High, delle Ever After High, sono sempre io, Monster Fan High, e oggi siamo qui per recensire la bambola Clothing Wolf nella versione Roller Mads. Nel video precedente avevo fatto la recensione di Frankenstein Roller Mads, però mi sono dimenticata di dire che in ogni versione Roller Mads c'è la card, che c'era anche lei, e mi sono dimenticata di dirlo, appunto. Questa è la sua card di Frankie. Qui c'è lei che sta pattinando. Qui, come potete notare, in sfondo c'è una bara a strisce nere e azzurre, e tutto lo sfondo è nero. Qui c'è scritto Frankenstein e qui c'è il simbolo della Roller Mads. Iniziamo a recensire Clothing Wolf. Iniziamo intanto dalla scatola. Scusate, aspettate un attimo. Ecco qua. Questa è la scatola. È identica a quella di Frankie. Come sempre, qui è più piccolo, qui è più grande, qui c'è la parte trasparente per vedere la bambola, qui c'è lo scudetto della Monster High, qui c'è scritto Monster High. Scusate, oddio, scusa Claudine. Qui c'è la scritta Monster High, la solita ragnatela che è coperta dal teschio, il ragno. Qui sotto c'è un artwork di Clothing Wolf che sta pattinando, qui c'è scritto Clothing Wolf in un riquadro viola. E qui c'è il simbolo della Roller Mads, che qua purtroppo è molto delicato, che si strappa facilmente. Qui c'è la zip, 6 anni più, istruzioni, qui è nero normalmente, e istruzioni. Qui c'è scritto Monster High, lo scudetto della Monster High, qui c'è scritto in questo riquadro viola, Clothing Wolf, la figlia del lupo mannaro. Scendendo c'è una fotografia di Claudine che sta pattinando. Qui ci sono tutte loro, cioè tutte le nostre amiche Roller Mads, a parte Giulia, una cosa da notare. Ovviamente, ovvero Operetta, Claudine, Frankie, Abby e Laguna. Qui c'è scritto disponibile ora il gioco Roller Mads Ultimate Roller Mads per la Wii, per la Xbox e per la Nintendo. Qui c'è il simbolo Roller Mads e qui le stelline e ovviamente i fulmini, e all'interno è gialla con delle strisce nere, in alcuni ci sono i fulmini. Iniziamo a recensire Clothing Wolf. Clothing Wolf, essendo la figlia del lupo mannaro, ha la carnagione molto scura, come quella di lupi ovviamente, e le orecchie non sono qui, ma bensì sono qui su. I suoi occhi sono questo arancione giallo, diciamo, e questo il suo trucco è composto da un ombretto verde molto chiaro con al di sopra dei brillantini d'oro, e qui vedete che è bianco, un po' si nota. Lei ha un rossetto rosa molto chiaro ma bellissimo. I suoi capelli sono afro legati da un lato e sono lilla, perché lei dice, stranamente, perché lei di solito ce li ha marroni con alcune mesh verdi. Come tutte le Roller Mads si trova il suo casco, che in questo caso ha il posto per le orecchie, è tutto verde, qui rialzato, leopardato. Qui ci sono delle borchie che partono da più piccola, poi diventa più grande, e poi questi due sono uguali, questi due sono uguali, questi uguali, uguali. Avete capito? Qui è tutto righettato con delle borchie. Si può aprire ovviamente, solo che è un po' difficile rientrarlo per causa delle orecchie, ma che ci può fare, lei è un lupo. Lei ha i canini di fuori come Draculaura,
Però sono diversi da quelli di Abby perché Abby ce l'ha dal giù al su. Invece lei ce li ha dal su a giù. Scusate, qua non si sta buttando. Vabbè, non perdiamo tempo. Qui cioè scendendo ha il vestito che è bellissimo. Qui c'è una parte nera. Qui c'è una striscia nera e qui c'è tipo un triangolino scoperto con la pelle. Qui ci sono due strisce viola e questo vestito è sia verde e sia nero. Da una parte è nero completamente e dall'altra è verde leopardato. In questo braccio c'è della c'è del c'è una rete, diciamo rete. Qui c'è una manica a rete verde. Scendendo ha le ginocchiere, ovviamente, essendo una rolla e mezzo, si portano le ginocchiere, sono verdi questa volta, con il teschio simile a quello là di Frankie. Il teschio col casco, e nel casco c'è il simbolo della Masterai, cioè l'abbreviazione però, MH, ovvero, come c'è nello scudetto. Poi lei ha dei pattini lilla. Sono molto belli. Sono leopardati con tante borchie, tanto di borchie. Qui ci sono delle borchie e qui pure. E sono verdi lilla. E proprio da ricordare il casco. E sono diverse, come tutte le Rolling Reds. Scusate, aspetta, lo sto intercigliando tutto. Ecco. Da questa parte la prima rotella, la rotella davanti è nera, quella dietro è verde, invece qui la rotella davanti è verde e quella dietro è nera. Come tutte le rolle in mezzo ha il piedistallo verde acceso, verde evidenziatore, diciamo. E poi lei ha la sua card, che c'è lei che sta pattinando, come potete vedere. E lo sfondo è completamente nero, però qui c'è una bara a strisce lilla e nere. Qui c'è scritto Claudine e qui c'è il simbolo della Rolling Reds. E dietro sono messe in ordine diverso rispetto a quella di Frankie, perché qui c'è operetta Frankie, Claudine e Laguna, mentre in quella di Frankie c'è operetta Frankie, Guglia al posto di Claudine. Ma non è che cambia molto. Bene. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un commento mi piace e anche alla pagina di Facebook e ci vediamo nella prossima recensione.